Parla Giampaolo Droli, idrogeologo di fama nazionale. A realizzare la centrale in via Pusterla è un disastro annunciato. Sentiero del Brenta, i comuni vogliono avviare i lavori entro l'anno, perché tanta fretta? Ascoltino i cittadini. Raffica di furti a Borso del Grappa, cittadini esasperati, lo Stato non c'è, dobbiamo arrangiarci. Il sindaco di Rossano incontra Parisi e dice: ha le idee chiare per il centrodestra, ma senza la Lega è un suicidio. Nominato il nuovo primario di cardiologia all'ospedale San Bassiano è il dottor Fabio Chirillo. Dal 19 novembre al 4 dicembre all'Istituto Graziani mostra il Vangelo secondo Giotto, rivive la Cappella degli Scrovegni. Gli rubano la macchina dal garage, lui scende e li segue di corsa, vettura recuperata. Buonasera, ben ritrovati, questo è TG Bassano, siamo pronti in diretta, abbiamo tantissime notizie. Iniziamo parlando della centrale di via Pusterla. Giampaolo Droli, che è un idrogeologo di fama nazionale, ha ascoltato i nostri servizi, si è informato e ha redatto uno studio. Sentite cosa dice: è un disastro annunciato. Un disastro annunciato. Ciò che potrebbe accadere se venisse realizzata la centrale idroelettrica sul Brenta a ridosso del Ponte Vecchio, il grande malato, rischia di avere conseguenze devastanti. Progetti, numeri e studi alla mano. La conferma arriva dalle ricerche fatte da un idrogeologo di fama internazionale che ha visionato e vagliato pro e contro relativi alla costruzione della centrale. Però in realtà non ce ne sono. I contro potrebbero avere risvolti drammatici legati alla posizione dell'impianto in prossimità non solo del ponte, ma anche di antichi edifici. E i pericoli riscontrati ci sono purtroppo e sono essenzialmente di due tipi. Abbiamo scoperto che lì c'è acqua di falda, bisogna portare via l'acqua oppure bisogna portare via il materiale pregno d'acqua. Questo significa un rischio di crollo delle fondazioni, degli edifici più vicini allo scavo profondo. Questo è il primo punto. Secondo punto è che andando a scavare così tanto in profondità a solo pochi metri, ripeto, da una fondazione esistente, significa che le ville vicine allo scavo risultano sospese per una parte del 20% circa nel vuoto, quindi sono a rischio. E dallo studio del dottor Droli non solo le case rischiano il crollo se venisse realizzata la centrale idroelettrica in quel sito specifico. Questa strada, la via Pusterla, dove andrebbe poi a gravitare la centrale, è a rischio. Certamente, la via Pusterla è già spaccata a metà, si vede, basta percorrerla. E allora, cosa vogliamo? Farla lo stesso questa centrale? Vogliamo infischiarcene dei rischi cui gli esperti ci hanno messo davanti chiaramente, senza mezzi termini? Non abbiamo già imparato la lezione da altri disastri annunciati con esito drammatico, vedi il Vajont? Tutto è solo per assecondare un privato? No, qui è necessario che chi ha potere decisionale pensi almeno per una volta al bene collettivo, al bene comune, non a riempire la pancia dei pochi soliti noti, perché il geologo non ha dubbi, abbiamo sentito. Quella centrale non è da fare lì. In quel modo no, con quel progetto no. Allora, le carte ci sono, c'è lo studio di Giampaolo Droli, e invitiamo le istituzioni a chiamarci, a contattarci qui a Rete Veneta, forniremo tutti i documenti necessari, bisogna insomma intervenire prima che sia troppo tardi, l'avete sentito dalle parole di questo idrogeologo di fama internazionale. Andiamo avanti con il nostro telegiornale, parliamo di un'altra battaglia di Rete Veneta, quella per salvare il sentiero lungo il Brenta. C'è tanta fretta da parte delle istituzioni per realizzare questo progetto perché si rischiano di perdere dei finanziamenti e i cittadini non sono stati ascoltati, comitati che si ritroveranno proprio nelle prossime ore per decidere il da farsi. Hanno fretta, vogliono stendere l'asfalto prima possibile, alla faccia dei comitati e dei cittadini che si stanno battendo come leoni per salvare il sentiero lungo il Brenta. Devono fare velocemente per non perdere i contributi, alcuni milioni di euro destinati alla ciclopista. Siamo alle solite, il bene comune viene messo in secondo piano. La giunta dell'Unione Montana ha approvato il progetto definitivo e si prepara ad avviare le pratiche per gli appalti provvisori. I lavori devono essere affidati entro il 31 dicembre, pena la perdita di circa 2 milioni
di finanziamento regionale. Con l'avvio dell'opera, l'Unione Montana, insieme al Comune di Cismon che fa da tramite, potrà avere accesso poi ad un ulteriore contributo di 3 milioni e mezzo di euro messo a disposizione dalle province autonome, che permetterà di completare definitivamente la ciclopista da Primulano a Bassano. Non ci sono più spazi per chi chiede un percorso alternativo. Per questo, in serata, il Comitato Salviamo il Sentiero del Brenta si ritroverà nella sala polivalente presso gli impianti sportivi del Comune di Solagna. Una riunione organizzata all'ultimo secondo per condividere le contromosse. Possono contare sull'appoggio di Rete Veneta, che ha chiesto ripetutamente ai sindaci della vallata, Mocelli in testa, di rivedere il progetto. Domenica 4 dicembre è stata organizzata una passeggiata di protesta proprio lungo quel sentiero oasi naturale che rischia ora di essere deturpato. Più persone parteciperanno, più forte arriverà il messaggio alle autorità. Vi aspettiamo. Parliamo di sicurezza adesso, raffica di furti a Borso, cittadini e imprenditori esasperati, lo Stato non c'è, dobbiamo arrangiarci. Santa Eulalia, frazione di Borso del Grappa, un'intera area presa di mira negli ultimi giorni dai criminali. Abitazioni, aziende non hanno guardato in faccia nessuno, seminando rabbia e paura, come ci racconta Gloria Dalla Zanna, che alle 3.30 della scorsa notte è riuscita a bloccare il colpo alla sua azienda di serramenti di via Crosera. Avevano già preparato tutto. Non è possibile che in un paese ai piedi del Grappa ci sia una paura e un'angoscia del genere. Non si può più vivere. Non è per i danni che hanno fatto, perché i danni si possono risolvere, ma non possiamo più vivere. È da lunedì notte che bazzicano e che fanno razzia in tutte le abitazioni. Già chi lavora deve fare i conti con una crisi che non risparmia nessuno. In più i malviventi si accaniscono, non ce la fanno più. Cosa bisognerebbe fare secondo lei? Cosa bisognerebbe fare? Le istituzioni alzano le mani, armarsi, vai in una zona un po' pericolosa, nel senso che un po' potresti andare incontro a delle conseguenze spiacevoli. A poca distanza un'altra azienda presa di mira nella notte. Secondo me sono stati qua un'oretta, insomma. Quindi hanno avuto tutto il tempo di decidere fare. Sì. Tutto il tempo, sono andati a prendersi una macchina, hanno tolto sedili per caricare gli utensili da qua, sicché... Cresce la preoccupazione e si pensa a quali soluzioni prendere per affrontare una vicenda che si fa sempre più seria. Si sta pensando di star su, non so, più tardi possibile, andare a letto un po' più tardi per tenere d'occhio un po' le macchine che passano e tutto, insomma. Dovete arrangiarvi voi per tutelarvi alla fine. D'altra parte... Vi sentite un po' lasciati da soli? Siamo lasciati da soli, non è che ci sentiamo lasciati da soli. C'è chi lancia addirittura provocazioni. Ci tratteniamo le tasse e facciamo le ronde, facciamo i servizi, facciamo tutto quello che dobbiamo fare. Visto che lo Stato non c'è, faremo noi da Stato. La politica ora con il sindaco Morena Martini, che incontra Stefano Parisi, che in questi giorni, in queste settimane, sta cercando di girare l'Italia per riunire il centrodestra. Stefano Parisi, l'uomo che vorrebbe riorganizzare il centrodestra, è stato a Rossano Veneto, ospite della Willier Triestina e del sindaco Morena Martini. Ha visitato l'azienda dei fratelli Gastaldello e poi ha parlato con il primo cittadino a lungo. Il promotore di Energie per l'Italia sta tentando di proporre un progetto di rinnovamento per il centrodestra, anche se nelle ultime ore ha dovuto incassare le bacchettate di Berlusconi per aver preso le distanze dalla Lega. Abbiamo avuto modo di parlare di molte cose dopo la visita aziendale e soprattutto del futuro di questo centrodestra. Ci sono tante anime, la storia della disfatta del PDL, di questo sfilacciamento all'interno del PDL è nota. Ci sono tante anime, tanti gruppi di anime che stanno cercando una casa. Speriamo che Parisi riesca a mettere insieme, non dico i moderati, perché moderato vuol dire tutto, vuol dire nulla, però i liberal democratici sì. Parisi ha parlato dei progetti che riguardano il Veneto, una regione che ha bisogno di investimenti assenti da troppo tempo. Le divisioni che lacerano il centrodestra in queste ore rischiano però di far saltare il tutto prima ancora di iniziare. Siamo anche coscienti che a livello nazionale pensare di andare senza la Lega sarebbe un suicidio, quindi dobbiamo cercare appunto di trovare con la testa delle armonie per poter ricompattare una grande forza che in questo momento in Italia non è rappresentata.
Andiamo avanti con il nostro telegiornale, parliamo dell'intervento del comune di Bassano per quanto riguarda il palazzetto dello sport. Bassano, nuova pavimentazione al Palabassano, 800 metri quadri di superficie, 40 giorni di lavoro per un importo di poco superiore ai 200.000 euro. L'intervento è stato reso necessario dopo il progressivo degrado della pavimentazione esistente. Il progetto prevede il rifacimento non solo del parquet superficiale, ma anche della struttura sottostante che garantisce le caratteristiche tecniche ottimali per la pratica sportiva, soprattutto di hockey e pattinaggio. Con l'occasione è prevista anche la sostituzione della balaustra di rispetto del campo da gioco, indispensabile per garantire la sicurezza del pubblico. I lavori si svolgeranno nel periodo estivo per non compromettere gli allenamenti e l'attività agonistica già in corso. Novità al San Bassiano per quanto riguarda il reparto di cardiologia. Fabio Chirillo, 55 anni, è il nuovo primario della cardiologia al San Bassiano, nominato dal direttore generale dell'ULS 3 Giorgio Roberti, che ha scelto il primo della graduatoria formulata dalla commissione di esperti che hanno valutato 12 candidati. Il nuovo primario prenderà servizio nel mese di gennaio 2017. Trevigiano, sposato con due figli, si è laureato in medicina e chirurgia presso l'Università degli Studi di Padova nel 1986 con lode per conseguire la specializzazione in cardiologia sempre a Padova. Autore di numerose pubblicazioni a livello nazionale ed internazionale, dal 1990 ad oggi ha lavorato presso la cardiologia dell'ospedale Caffoncello di Treviso, con incarico da ultimo di direttore dell'unità operativa di diagnostica non invasiva cardiovascolare. Adesso una notizia di cronaca al volo, due bassanesi sono finiti al pronto soccorso per essersi affrontati fuori da un pub per vecchi dissapori, si sono picchiati violentemente sul posto davanti a questa birreria di Viale Vicenza, sono arrivati i poliziotti e anche un'ambulanza. E a Bassano si avvicina il Natale, sentiamo come si sta organizzando la città. Sarà nel segno di un perfetto mix tra tradizione e novità la 21esima edizione del mercatino di Natale organizzato da Confcommercio dal 19 novembre al 27 dicembre prossimi. Ben 32 gli stand allestiti negli chalet già in fase di costruzione tra Piazza Libertà e Piazza Garibaldi e che metteranno in vendita addobbi natalizi, articoli di artigianato, accessori moda, prodotti enogastronomici e molto altro. A scommettere sull'iniziativa numerose aziende locali ma anche commercianti in arrivo da Puglia, Marche e Alto Adige. Per chiunque effettui un acquisto nelle case di Natale, il diritto alla promozione 2x1 per visitare la mostra Frammenti allestita al Museo Civico e anche per quest'anno, dal 24 dicembre al 6 gennaio, bus cittadini gratuiti, mentre dall'1 al 24 dicembre le prime due ore al Parco Le Piazze saranno gratis. Importante ancora una volta sarà il contributo della Pro Bassano, il gusto del Natale e il nome dato alle diverse iniziative in programma, ad iniziare dalla rievocazione, con tanto di assaggi e sapori del 6 e 700, del quadro del Magnasco, refettorio dei frati francescani osservanti e del progetto riservato alle scuole dell'infanzia e primaria, che porterà gli alunni a cimentarsi con il laboratorio di biscotti allestito al Museo Remondini di Palazzo Sturm. Ed è scattato nelle scorse ore l'obbligo per tutti gli autoveicoli a motore di circolare con pneumatici invernali o di avere a bordo le catene in tutte quelle strade in cui tale previsione è segnalata con cartelli o è prevista da ordinanze degli enti responsabili. Si tratta in tutto di circa il 30% della rete viaria italiana. Tale indicazione rimarrà in vigore fino al prossimo 15 aprile, quindi fate attenzione perché le multe vanno dagli 80 ai 318 euro. Continuiamo con il nostro telegiornale, parliamo di una mostra da il 19 novembre al 4 dicembre all'Istituto Graziani, rivive la Cappella degli Scrovegni di Giotto. Sentiamo il curatore di questa mostra. Un capolavoro di 700 anni fa ricostruito in scala 1 a 4. Purtroppo a Padova di fronte all'originale si può stare solo pochi minuti, qui con tutta calma, con la spiegazione di ottime guide, giovani e adulti potranno rivedere questo straordinario capolavoro in cui Giotto racconta in 36 puntate, 12 più 12 più 12, perché c'è una numerologia segreta tutto sommato abbastanza comprensibile, quei 50 anni che hanno cambiato il mondo. Siamo nel 2016, sono passati 2016 anni da quell'attimo in cui l'angelo Gabriele portò l'annuncio a Maria. Bene o male i nostri bambini sanno l'Ave Maria, anche se oramai può sembrare cosa, come dire, a tanti lontana e sconosciuta magari a tanti extracomunitari. Anzi, diventa proprio l'occasione perché
persone anche di altre culture vedano le nostre radici, vedano da dove proveniamo. Giotto dipinge in 3D, Giotto è capace di dipingere la terza dimensione, dà profondità prospettica essendo anche francescanamente teatrale. Ecco, Giotto racconta la storia dei nonni di Gesù, Gioacchino e Anna, e poi in altri 12 episodi quei 33 anni e negli ultimi 12 il Triduo Pasquale fino all'ascensione alla Pentecoste tra Annunciazione e Giudizio Universale. Questo è un po' il grande racconto che qui troviamo. L'alta padovana, adesso grave incidente a Piombino Dese. Si trova ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Padova un 51enne al volante di una Ford Focus RS coinvolto questa mattina poco dopo le 8 in un incidente stradale in via Enrico Fermi a Piombino Dese. L'auto guidata dal 51enne si è scontrata contro una Fiat Punto, si è rovesciata più volte su se stessa finendo ruote all'aria. Per estrarre il conducente dall'abitacolo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco sul posto da Cittadella e da Castelfranco. Le sue condizioni sono parse subito molto serie ed è stato richiesto l'elisoccorso che ricevamo, l'ha trasportato fino al nosocomio padovano. Illeso l'uomo al volante della Punto, da una prima ricostruzione da parte degli agenti della polizia locale del campo sampierese, pare che all'origine del sinistro ci sia un sorpasso azzardato lungo il rettilineo della provinciale 34. Insegue di corsa i ladri che gli avevano appena rubato l'auto a Cittadella. Si accorge che i ladri gli stanno rubando l'auto dal garage, un Audi A3. Si precipita fuori casa e tenta di inseguirli a piedi. Li raggiunge, ma i banditi accelerano e fanno perdere le proprie tracce. È avvenuto nelle scorse ore a Cittadella, in Borgo Treviso. La vittima ha sentito il rombo del motore. I ladri sono infatti riusciti a entrare in casa e prendere le chiavi al pian terreno. Il tentativo di inseguimento è stato inutile e così al derubato non è rimasto altro da fare che chiamare i carabinieri. I militari dell'arma hanno immediatamente attivato la ricerca della vettura dotata, e questo i ladri non lo sapevano, di sistema satellitare di localizzazione. Nel giro di poco tempo, la vettura è stata ritrovata a pochi chilometri di distanza in un vicolo buio di San Martino di Lupari, un luogo lontano dal traffico. Probabilmente la macchina si trovava lì in attesa che qualcun altro andasse a recuperarla. Con le chiavi di riserva, la vittima è riuscita a riportare l'auto a casa. Non sono state ritrovate tracce dei tre malviventi, autori del furto. Tutto bene, quel che finisce bene, finirà bene invece la puntata di Focus di questa sera, visti gli ospiti. Prevediamo una grande battaglia, un grande scontro. Con il nostro direttore ci saranno Jacopo Berti, Mattia Perencin, Cristina Andreatta, Domenico Presti, Ulisse Borotto, Said Chaibi, Antonella Tocchetto, Giovanni De Riu e Giancarlo Dattos, a partire naturalmente dalle 21.05. È tutto per quanto riguarda TG Bassano, vi ringrazio e vi lascio con le previsioni meteo. Buona serata. Solo da Grosselle Elettrodomestici, sconti su tutti i prodotti tutto l'anno. Le previsioni per domani: poco o parzialmente nuvoloso al mattino con possibili nubi basse, foschie o locali nebbie nelle ore più fredde in pianura e nelle valli. Tendenza all'aumento della nuvolosità nella seconda parte della giornata. Precipitazioni assenti. Temperature senza notevoli variazioni, con tendenza ad un lieve aumento in pianura e a una leggera diminuzione in montagna, soprattutto nei valori massimi. Grosselle Elettrodomestici Euronics Point. 500 metri di esposizione, qualità, convenienza e assistenza. Scegli Grosselle. Da più di 25 anni il cliente sempre al primo posto. Grosselle Elettrodomestici, in via Canova a Rosà, zona Cadolfin.